c'è qualche vuoto sulle gradinate, ma comunque è il pubblico delle grandi occasioni. È proprio il numero 4 Gaisbrecht che ha preso in marcatura Oliveira. Possibilità per Allegri, tiro, è un'altra parata sicura di Prodom. Allegri, d'esterno il lancio per Oliveira, anticipo di un soffio ancora da parte di De Buc. Brillante questa rifinitura comunque di Allegri, seppure leggermente lunga. Un lancio per Oliveira, è marcato come al solito da Gaisbrecht. Il passaggio per Allegri, splendida finta, il tiro e la parata di Prodom. Carlo, si sta scaldando comunque Criniti. Criniti si scalda, il giocatore con la maglia numero 15, la punta, l'unico attaccante che ha in panchina Giorgi. Vediamo Allegri. Taglia in diagonale splendidamente un pallone per Moriero, ma lo stesso Moriero era in posizione di fuorigioco. Un'altra bella intuizione comunque da parte di Massimiliano Allegri. Ripetiamo, per lui non è una partita qualsiasi, è una partita nella quale si gioca la maglia di titolare per i prossimi impegni di campionato del Cagliari. Dicevamo prima di questo Allegri che nella scorsa stagione ha segnato 11 reti e adesso, pur giocando soltanto spezzoni di partita, ne ha già segnati 3 in campionato. Allegri è un centrocampista però molto versatile, che è particolarmente valido sia nel colpo di testa sia nel tiro dalla lunga distanza. Moriero ha superato molto bene De Fern. La combinazione con Allegri, il tunnel da parte di Allegri. Si stringono poi 3 giocatori su di lui e il Malin riesce a recuperare la sfera. Allegri, la solita eleganza da parte di Allegri. Bisoli, il tiro che è stato tentato da Bisoli e il pallone fuori. Moriero, splendido disimpegno da parte del Cagliari. E poi c'è un tiro dalla lunghissima distanza tentato da Allegri e il pallone che finisce alto. Applausi, come avete visto, sia da parte di Predom, che sorride in questa circostanza, gli fa onore nonostante lo svantaggio del Malin, e applausi anche da parte della panchina di Giorgi. Giorgi si è un po' frenato, probabilmente avrebbe voluto dire qualcos'altro ad Allegri, non ha gradito tantissimo la conclusione, ma poi ha optato per l'applauso. Giustamente aspetta un attimo, poi lancia in posizione regolare Allegri. Allegri ce la fa a tenere il pallone in campo. Allegri in area, il cross, e c'è la deviazione con il rischio di un autogol da parte del numero 8 Bartolomeusen, in anticipo sui giocatori che arrivavano dalle retrovie. Grande saggezza, grande scaltrezza da parte del Cagliari, che questa volta non si è fatto beffare della trappola del fuorigioco. Vedete la rifinitura di Allegri. De Buc si ferma già qui il Malin, riparte il Cagliari. Posizione favorevole, regolare di Criniti, il tiro e la palla è fuori. Il lancio di Herrera per Pusceddu. Siamo sulla linea del fallo laterale, il pallone resta in gioco. Pusceddu, il traversone, il controllo di Allegri, ancora Allegri e la palla di Criniti. Gol segnato da Allegri, terzo tentativo, stavamo già per dire gol prima, e la rete da parte del Cagliari. Tentativo prima di Allegri, poi di Criniti, un altro miracolo di Prodom, e poi pensiamo proprio che la paternità del gol sia di Allegri. Rivediamo. Il Cagliari finalmente mette a frutto una superiorità, soprattutto tecnica, nettissima. Il tiro tentato da Criniti, quello di Allegri, la respinta del portiere, ancora il portiere 2 volte su Criniti e poi il tiro di Allegri, e pensate che anche in questo caso Prodom stava per metterci una pezza. Rivediamo ancora. Oltre alla bravura di Allegri, dobbiamo segnalare la straordinaria bravura di questo Michel Prodom, che ha quasi 35 anni e continua ad essere un signor portiere.